Che cos'è questa strana foschia sopra la mia testa? E questo count? Oh no 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 no! Sto per affogare, sto per affogare! Muoio! Mi sono salvata per un pelo. Hanno allestito la spiaggia. Ci sono degli ombrelloni e delle sdraio. Ma voglio subito mettermi a prendere un po' di sole. Guardate come sono bianca. Nella mia skin sono ancora più bianca, tra l'altro. Qui c'è stata un sacco di gente a prendere il sole. Asciugamani, lettini, ombrelloni. E qua una spiaggia enorme. Ci sono anche dei granchi. Beh, muori, granchiaccio maledetto. Sì, vedete bene. 1935 su 2000. Ho armato come una pazza e adesso andrò a insegnarvi il miglior percorso esistente su questa maledetta spiaggia per prendere tutti quanti granchi, i piranha e le vespe maledette. Quello che vedevate prima era un enorme mare. Da questa banchina possiamo prendere la rincorsa e fare un tuffo giù 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 giù. Sto camminando sui muri e possiamo andare sotto il mare come Ariel. In fondo al mare, in fondo al mare possiamo prendere anche l'ossigeno. Tutto bagnato è molto meglio, credi a me. Sì, ma qui si rischia di affogar. Non c'è un amo in fondo al mar, ma c'è l'ossigeno che ci manca. Quindi o prendiamo le bolle oppure dobbiamo uscire. Vi insegno tra l'altro un trucchetto super 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 bellissimo. Nel caso in cui stiate affogando e volete uscire immediatamente, ci sono questi bump che vi fanno fare un super salto e vi fanno uscire a prendere un po' d'aria. Beh, noi non siamo pesci e l'ossigeno ci serve per respirare, d'altronde, no? Questo aggiornamento è veramente spettacolare, secondo me. Il fatto che si possa stare sott'acqua è incredibile. Finalmente un aggiornamento da 10. Tra l'altro tutta la parte sottomarina, secondo me, è anche fatta benissimo. Ci sono i coralli, ci sono le conchiglie, ovviamente ci sono le alghe, i pesci e questa porta qua, tutta piena di stelle marine e la facciona del dottor Eggman. Potrebbe anche darsi che qua si apra un portale che ci farà andare in qualche nuovo mondo, o magari a fare qualche nuova sfida con il dottor Eggman, chissà. Comunque questa nuova mappa si può raggiungere da Collina Verde, che è il primo mondo dove spawniamo quando si entra in gioco. Se riusciamo ad arrivare a questo video a 5000 mi piace, comprerò uno di questi bellissimi ciao e ve lo farò vedere nel prossimo video. Quindi let's go, let's go, let's go, let's go. Cliccate su quel mi piace e arriviamo a 5000. Guardatelo, è veramente super carino, lo vorrai troppo. Ma prima di andare a vedere bene bene l'aggiornamento nel primo mondo, vi faccio vedere il percorso perfetto che ho fatto io per prendermi questi 2000 granchietti. Il percorso che faccio io inizia esattamente da qui e adesso ve lo mostrerò tutto quanto. È un percorso in modo tale che possiate prendere tutti quanti i granchi, tutte quante le api, e poi appena respawnano riniziare subito a farlo senza perdere, diciamo, assolutamente tempo. Guardate bene tutto il percorso che faccio io e poi cercate di rifarlo anche voi simile. Vedete? Spacco tutti i granchi sulla spiaggia, poi mi faccio tutti i granchi su quest'isola e vado avanti a ucciderli tutti tutti tutti. Eccone un altro distrutto. Tutti quelli intorno quindi li ho spappolati e mi dirigo adesso al centro, dove se ne trovano altri due. So che ci vuole veramente tanto per prenderne 2000, quindi vi do questo consiglio in modo tale che possiate fare veramente più veloce con un farming compulsivo fatto a vero e proprio circuito. Una volta spaccati anche i granchi su quest'isola, io vi consiglio di saltare su questa in modo tale da salire poi facendo tutte queste api bombe, che sono veramente tantissime, e potete spaccarle tutte arrivando su quest'altra isola. Una volta arrivati qui, spaccate anche queste e andate su questa piccolissima isoletta qua. Io di solito torno qui, spacco anche sto granchio maledetto e poi mi prendo tutte le api a scendere e posso in questo modo riniziare il giro tranquillamente e non sprecare neanche un secondo di tempo prendendo tutti quanti i granchi, le api e i piranha. Questo secondo me è veramente il giro migliore di tutti, perché vi permette di prenderli in modo veloce, compulsivo e in numero, vi assicuro, maggiore. Se invece andrete a farmare sott'acqua, vi faccio vedere quanto è lento tutto quello che c'è da fare. Vedete? Uno qua, poi ne dovete prendere uno qua. Se riuscite
volete potete saltare in testa due o tre di seguito e vi faccio vedere come, tipo così, poi saltate su questo e poi saltate su quelli dopo, fino ad arrivare su questo granchio e morire senza ossigeno come ho fatto io. Io di solito prendevo anche questi due piragna qua, continuavo il giro spaccando anche questo e andando qua avanti spacco quelli che ci sono qua sopra fino ad arrivare a spaccare lui e successivamente lui. In questo modo riuscite a fare una sorta di percorso anche sott'acqua. Ehi granchietto, sono venuta a distruggerti e prendi questo, esplodi in mille pezzi. Ci mancano solamente 9 nemici da uccidere. E chi è che ci ha chiesto di distruggere questi amichetti cattivoni? È proprio lui, Big the Cat, che sta saltellando super allegramente perché sto per sbloccarlo. Come potete leggere qua sotto di me, lui ci chiede qualcosa. E quello che ci chiede appunto è distruggere nemici, perché hanno fatto scappare il suo Froggy, cioè la ranocchia che tiene in mano proprio in questo disegno. Noi dovremo distruggere tutti questi nemici e poi andare alla ricerca di Froggy. Una volta che gliel'avremo riportata, sbloccheremo sia il pet Froggy sia Big the Cat. E non so se avete visto bene la mia copertina di questo video, ma vi consiglio di approfondirla, perché ci sarà Big the Cat in una posizione un po' sensual. Se qualcuno ci aveva fatto caso, commentate e ditemi sì, avevo visto quella copertina. Se invece non l'avevate vista, vi consiglio di andarla a vedere, perché è qualcosa di veramente, veramente bellissimo. Comunque ci mancano solamente 2 nemici a questo punto da distruggere, li spacco e andiamoci a prendere Froggy e Big the Cat immediatamente. 2000 su 2000 sono stati ottenuti e vai, I feel Froggy is near, I'm coming little buddy. Ha detto che pensa che sia qua nelle vicinanze Froggy, ora tocca a noi trovarlo e scoprire dov'è. Vediamo se è sotto il ponte, no, sotto il ponte non c'è. Nascosto magari in mezzo alle alghe o vicino a qualche forziere. Beh, se io fossi Froggy mi nasconderei dentro quest'oro, ma Froggy qua non c'è proprio, bisogna cercarlo più a fondo. Se voi avete già trovato Froggy fatemelo sapere nei commenti e soprattutto dite nei commenti dove l'avete trovato, visto che Froggy si può trovare in svariati punti e non sempre nello stesso posto, quindi potreste anche aiutare gli altri giocatori e le persone che ci seguono a trovare Froggy più velocemente nel caso in cui non siano riusciti a trovarlo tanto bene. Io sapevo che poteva essere sotto quel ponte dove sono andata a cercarlo oppure qua sull'isola. Vediamo se è veramente qui. Oh sì, è veramente qui, ci ho azzeccato. Lo sapevo che l'avrei trovato sull'isola. Non so perché, ma me lo sentivo. Questi due posti erano due posti che ero sicura che sarebbe potuto sbucarci. Quindi ricordatevi, o qua sull'isola o sotto quel ponte laggiù. E se non riuscite a trovarla in nessuno di questi due posti, guardate nei commenti che magari qualcuno l'ha trovata in posti diversi. Cra 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 cra, piccolo Froggy, preso! We did it! Now I can take my Poliwag Paul home with me. E finalmente può riportare la sua ranocchia a casa. Oh, Big the Cat è nostro! Siamo riusciti ad aiutarlo e lui ci ha dato la sua skin. È tutto completato, come potete vedere. Siamo riusciti a prendere ben 5 Dark Aquatic Chao. I Dark Aquatic Chao non sono malaccio, eh? Ci danno la respirazione sott'acqua e ci danno gli anelli e i punti esperienza maggiorati. Io avevo preso anche un Aquatic Chao con un vecchio aggiornamento dove ce l'avevano già dato, però uno solo. Adesso ne ho 6 e posso evolverli in uno. Ed eccolo qua, un Dark Aquatic Chao evoluto. Siccome il mio era già a livello 42, è già a livello 42, come vedete da più 615 anelli, più 4248 punti esperienza, più 29 di respirazione. Ma posizioniamoci su questa banchina, perché mi sono tolta tutti i pet per mettere l'unico pet che mi interessa veramente avere, Froggy speciale. Purtroppo Froggy non può essere evoluto ovviamente, perché ce ne danno uno solo e per evolverli ne servono 5. Quindi sì, è molto carino dentro la sua bolla volante, ma non servirà assolutamente a niente e soprattutto non sarà utile per farmare. Ma esteticamente possiamo ammettere che è il pet più bello tra tutti quelli che ci hanno dato fino adesso, dai. Guardate adesso tutte le mie bellissime skin, non ne ho saltata nemmeno una, ho fatto tutti gli eventi di tutti i sabati. Per chi non lo sapesse, tutti i sabati c'è un evento e oggi ci hanno dato Big the Cat, che finalmente possiamo equipaggiare e vedere com'è, sarà enorme. Oh, vi prego, fatemi rivedere quando esce. Esce, si mette il ditino sul mento e prende una culata in terra, ma che dolcezza che è. Come potete vedere ha anche la coda animata. Gli occhi non sembrano muoversi però come quelli di Metal Sonic e di Amy, però il corpo è tutto molto molto in movimento. Guardate quanto cura
curva, quanto si muove la testa, le braccia. È ben articolato come personaggio, mi piace, e gli sballonzola anche il pancione. Persino le orecchie fanno su e giù, su e giù, su e giù. E con il suo piccolo Froggy accanto sono veramente, veramente carinissimi. Possiamo dare effettivamente un 10 a questa meravigliosa skin. Guardate quando rotola, quanto è grosso, con le sue braccia lunghissime quando cade. E le orecchie che si muovono, guardatelo. Ma se io adesso faccio la trottola umana e volo, vediamo cosa vediamo di bello. Wow, trottola umana viola. Beh, sembra quasi che io mi sia messa giusto per l'occasione questi dread viola come Big The Cat. Forse un sesto senso da donna, non lo so, ma guarda caso hanno messo proprio lui. Voi fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti se questo aggiornamento vi è piaciuto e quanto ci avete messo per prendere Big The Cat. Io devo dire che ci ho messo molto tempo, circa 3 orette abbondanti di farming. E potete notarlo dal fatto che oggi ho aperto tutte quante le casse esistenti, 12 su 12 regali reclamati. Ho giocato veramente molto tempo, sì, ma ne è valsa la pena, perché dai ragazzi, dai, guardate quanto è bello. Però volevo farvi vedere anche tutte le altre cose che hanno aggiunto. Il Golden Tornado, 20% flight speed. Cosa fa? Vola più veloce e si può acquistare alla modica cifra di 1299 Robux. Non sono così ricca, quindi addio, addio, amici, addio, non lo prenderò. Hanno poi messo i Marine Chow, che vi ho fatto già vedere, con le pinne, la ciambella, la maschera, il boccaglio e tutto quanto c'è per andare al mare. E per l'occasione, che mi sembra veramente perfetto, hanno riaggiunto il Sonic estivo, che avevano messo per un vecchio aggiornamento che c'era stato un po' di sabati fa, in modo tale che chi non è riuscito a prenderlo le volte scorse può prenderlo adesso pagandolo con i Robux. Ve lo faccio vedere, tante volte voi non lo avete preso e non siete riusciti con gli scorsi aggiornamenti, ed è questo qui, con gli occhiali da sole in testa, la collanina e la camicetta hawaiane. E al polso ha anche un bellissimo braccialetto di conchiglie. E nella zona dove si può entrare nel Green Reef a cercare il nostro amato Froggy, mondo 1.5, forse perché è piccolino, non lo so, è un'aggiunta del mondo 1, quindi il mondo 1.5, hanno messo questa zona bellissima dove si può vedere da vicino il piranha assassino maledetto robotico, tra l'altro molto molto bello secondo me, e dove si possono vedere da vicino anche i gigagranchi meccanici del dottor Eggman. E c'è un anello super super bello dove ci si può buttare, è gigantesco, guardate, con tutti i coralli, e fa capire appunto che bisognerà buttarci in mare. Sonic, te vai via, perché si sa, Sonic non ama l'acqua, ha il terrore dell'acqua perché non sa nuotare, quindi è meglio che Sonic non entri in quel mondo. Ma aspettate, sotto forma di Big The Cat non posso spostarlo, ma se sono cari riesco a farlo anche io, quindi era tutto vero, non era una leggenda e non hanno nemmeno fissato il bug. Loki ha scoperto per caso questo segreto e me l'ha rivelato e ha detto: ehi, fallo vedere assolutamente. Il nostro compito adesso è portare Big The Cat in spiaggia. Oh Big The Cat, goditi il panorama, guarda dove t'abbiamo portato. Non sei felice, non sei contento? Ora puoi guardare veramente all'orizzonte. Sì Big The Cat, guarda, guarda, che cosa vedi? Che cosa vedono i tuoi occhi di elfo? Questa battuta la può riconoscere solo chi ha visto Il Signore degli Anelli. Se avete visto Il Signore degli Anelli, ditemi chi la dice. Se riuscite a rispondere a questa domanda, potete essere sicuramente i miei migliori amici, perché io ho anche un tatuaggio del Signore degli Anelli, sono una grandissima fan. Big The Cat, andiamo a farci un bagnetto insieme, presto, che cosa aspettiamo? È estate, fa caldo, a Milano fa ancora più caldo, non vedo l'ora di andare in vacanza a Livorno. Io, Froggy e Big The Cat stiamo un po' a molo nell'acqua a rilassarci dopo questa famigerata impresa di 3 ore per farmare e prendere la skin. Posso dirvi che per oggi da Karin è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video e ciao! Ah, ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Ciao ciao!